Rappresento l'azienda agricola Pantone. Stiamo a Taranto, sulle colline, sulla Murgia, a 400 metri di altezza, e facciamo un vino primitivo. Era una zona dove il vino si è sempre fatto questo tipo di vino, però a un certo punto sono state spiantate perché si è dato spazio a forme di allevamento espanse. Mentre il primitivo è una forma di allevamento molto bassa, con poca produzione, quindi c'è bisogno di molta manodopera e molta professionalità. E noi iniziamo nel 2000, facciamo sto vigneto, e passammo un po' come i matti dalla situazione perché si ritornava a fare una forma di allevamento che era scomparso, però dopo di noi tante altre persone hanno fatto la stessa scelta, insomma, perché hanno visto che il nostro vino era buono. E si vendeva di più, insomma, quindi Tu hai detto noi, ma noi chi sì, noi siete? siamo un gruppetto. Io facevo parte di un'associazione, Lavoro e Pace, e questa associazione un po' si è sciolta. Però io avevo preso in questa associazione, vivevamo in campagna, avevamo gli animali, facevamo gli orti, insomma, ho preso un po' le idee, mi sono portato a casa, diciamo, le idee che avevo preso in questo posto. E noi perché siamo in una situazione familiare, però siamo aperti un po' alle persone che partecipano al nostro lavoro, alla nostra vita, e quindi non sono ospiti, ma sono chi entra a far parte, chi fa un percorso insieme a noi, insomma. Questa è un po' l'idea. E per la vinificazione come vi Allora, noi comportate? siamo molto attenti in vigna, cioè facciamo delle produzioni primitive, una pianta abbastanza difettosa, devi lasciargli il giusto carico, impotatura secca, impotatura verde, perché tutta l'uva maturi allo stesso modo. Devi fare attenzione a una particolarità, una buccia molto sottile, quindi devi riuscire a far arrivare in cantina uve con bucce spesse, per cui devi lavorare un po' sui portinnesto, cioè mettere porti innesto poco vigorosi in modo da avere dei grappoli con una buccia consistente, in modo da dargli consistenza pure al vino, polifenoli, eccetera, insomma. E noi cerchiamo di arrivare in vigna con un'uva più matura possibile, più sana possibile, in modo che la nostra cantina segua dei principi, diciamo, naturali, e non diventi il triste balletto della chimica, lo chiamo io, cioè quando arrivi in cantina con uve disastrate devi cercare di rimediare attraverso con prodotti enologici. Noi per ideologia abbiamo sempre cercato di venire fuori dall'enologia così intesa all'utilizzo, cioè tesa all'utilizzo di prodotti enologici come tannini, eccetera, eccetera. Cioè, non capiamo come mai dietro un vino non si scriva i contenuti, quello che il vino contiene, cioè oltre alla solforose, tutti i prodotti enologici, mentre qualsiasi prodotto in etichettatura, ha tutte le caratteristiche, cioè ci sono tutti gli ingredienti che compongono il prodotto, insomma. Questo dovrebbe, secondo noi, dovrebbe essere fatto, sia per i vini. I vini dovrebbero avere un'etichetta in cui c'è scritto tutti i prodotti chimici usati in vigna e tutti i prodotti enologici usati in cantina. Questo però non avviene e capiamo bene i motivi quali possono essere, insomma.